assieme a Serse e alla Galleria Continua, che qui è rappresentata da Rossella Bracalli. Questo incontro che vede ospite principale Riccardo Caldura, abbiamo pensato di avviare un pensiero di riflessione su alcuni temi che possono essere importanti e io credo centrali all'interno della produzione artistica contemporanea. La mostra di Serse presta l'occasione almeno a due grandi temi sui quali poter riflettere e dibattere. Da una parte il tema del disegno e dall'altro il tema del paesaggio. La prima questione è sul disegno, è stato proprio precisamente ricordato, è una nota filologica ma importante. Cioè Serse nel disegno rappresenta uno dei 100 artisti più rappresentativi a livello mondiale. Cioè il volume che ha fatto la Phaidon dedicato a Deep Drawing è importantissimo. Il disegno ha una centralità assoluta per le arti, no? Quando guardiamo i lavori di Serse, io non è che ci trovo la questione dell'impalcatura o l'altra questione fondamentale del disegno, che è il contorno. Il disegno è un disegno molto generale. In realtà il lavoro è un'attentissima, minuziosa, costante relazione fra zone di luce e zone d'ombra. Su questa questione dell'orlo fra ombra e luce, dell'irradiamento, posso comprendere perché molti anni dopo Serse ha provato ad affrontare un tema come quello del diamante. Il punto attraverso cui tu puoi restituire l'immagine in bianco e nero di un diamante è la capacità di restituire l'ombra della trasparenza. Sta lavorando in qualche modo sì su una dinamica concettuale, però spostandola un po' da quella classica. Io vedo una connessione fra paesaggio e presagio, cioè come se il paesaggio fosse sempre qualcosa di sospeso in attesa di, come se fosse sempre una prefigurazione del a venire. Volevo riprendere soprattutto, sono proprio quei temi legati all'idea del sublime, del paesaggio sublime, dello spaventamento, quello che lui ha definito una parola difficilissima, ma che rende anche nella struttura proprio sonora e vocale, cratofania, spaventamento verso gli eventi, lo spaventamento dell'uomo verso gli eventi della natura, insomma. La difficoltà che l'uomo verso l'orrido, verso il baratro, soglia, limite, sublime, attraversamento, passare sotto, no? Quindi l'uomo che in qualche maniera attraversa questa soglia del percepito per arrivare in questa idea di sospensione. Ecco, erano, come dire, la materia prima, cioè la quale io volevo rappresentare questa idea di paesaggio. Giustamente Riccardo accennava a questo elemento dell'irradiazione. Vorrei far notare che in questo grande paesaggio, se voi guardate l'orizzonte, ecco, la luce esce oltre l'orizzonte, non è una luce che cala, è una luce che sorge. Cito un breve testo di Savinio, parlava del guardare a Oriente o guardare all'Occidente, diceva, ecco, il mio guardare da dove tramonta il sole, sento la mia anima romantica, però io voglio guardare dove nasce il sole, perché là è nata la cultura greca, è nata la nostra cultura. Cos'era il quadro per l'Alberti, per il nostro rinascimento? E noi siamo figli di quel rinascimento. È una finestra aperta sul mondo, una finestra con vetro trasparente aperto sul mondo, laddove l'artista trascrive tutti gli esercizi. Una finestra sul mondo. Quando si parlava poi di pulviscolo, ecco, e questa è un'idea, non è proprio farina del mio sacco, e Riccardo mi ha accompagnato attraverso queste riflessioni e gliene sono particolarmente grato. Attraverso il tempo questa finestra si è offuscata, è venuta ad ispessirsi questa polvere, finché all'inizio del Novecento quel grandissimo artista, da molti amato, da molti detestato, Marcel Duchamp, fa un'opera straordinaria, Fresh Widow, che è una finestra qui dentro i miei. Ecco, là si sancisce la chiusura di questa idea del quadro come è stata interpretata da Alberti in poi. Ecco perché
io dico, com'è possibile come artista contemporaneo adesso vedere il mondo, interpretare il mondo? Ci sono delle possibilità. C'è una possibilità più romantica, più intima, come quella di racchiudersi dentro una monade, quindi questo paesaggio che noi vediamo sarà un paesaggio dell'anima, non sarà più un paesaggio visto. Oppure un'altra soluzione, che non è per niente agli antipodi di quanto ho appena detto, è: io scelgo uno strumento che mi dia la possibilità di guardare questo mondo. Ecco, questo strumento è l'obiettivo fotografico.